quando tu sei premiato per un torneo legato a una fondazione importante come quella di Lorenzo Guarnieri. Sei genitore, sai quanto è importante la sicurezza e soprattutto la prevenzione stradale. Hai fatto anche un appello, ci vorrebbe una Firenze un pochino più sicura dal punto di vista delle viabilità. Sì, mi dispiace che l'assessore è arrivato dopo questa leggera bordata. Beh, è normale da genitore, soprattutto di tre figli, ma è una cosa veramente... Era sempre che Firenze sia sempre più vivibile e sempre più sicura. Mi dispiace per quello che è successo alla famiglia Guarnieri, però nel dolore, nella sofferenza sono riuscite a creare, a fare qualcosa di importante, e quindi a nome penso di tutti i genitori fiorentini e non va solo un grazie, perché come ho detto prima, nel dolore sono riusciti a trasformarla in forza per cambiare Firenze. Senti, oggi 3 maggio 2016, 2 anni fa, finale di Coppa Italia a Roma. Avresti mai pensato allora che domenica potrebbe essere la tua ultima gara in maglia viola in casa? No, non l'avrei mai pensato, soprattutto non me lo sto ancora immaginando. È normale che la mia volontà, tutta Firenze la conosce, la sa, soprattutto in passato ho rifiutato insomma dei contratti da altre squadre, mettendo la Fiorentina al primo posto nelle mie priorità. È normale che adesso aspetto un segnale che ancora non è arrivato da parte della società e spero di non dover dire domenica è stata la mia ultima partita ai Franchi. La speranza è quella, però calcio continua, perché sicuramente il premio di oggi era la carriera. Non è una carriera che sicuramente si interrompe quest'anno, perché comunque vadano le cose, sottoscritto ancora voglia di giocare, e se non sarà a Firenze piangerò, però andrò a farla altrove. Beh, non facciamo un'altra telenovela. Tu vuoi restare alla Fiorentina? Gli lanci un segnale chiaro. Manuel Pasquale vuole restare in viola? Il segnale penso serve a poco, perché dopo 11 anni che fai parte di questa società, di questa squadra, non serve, soprattutto nel momento in cui ho dimostrato di rifiutare determinate cose per andare avanti per questa maglia e per questa città. Quindi il segnale da parte mia attualmente non serve. Quanto sei disposto a aspettare? Beh, ho parlato con chi di dovere dando delle scadenze. Oggi è praticamente il 3 di maggio, calcolando che potevo firmare per qualsiasi altra squadra il 2 febbraio. Non l'ho ancora fatto e soprattutto non ho ancora parlato con nessuno, però penso che da ieri come scadenza sia stata anche abbastanza lunga. Quindi vedremo che succederà. Non so quanto aspetterò e soprattutto non so quale sarà il mio futuro. Senti Manuel, sei preoccupato dal veterano? Perché un mese fa, quando eravamo a Careggi, avevi detto magari qualcuno era troppo eccitato, contento nella prima parte di stagione, adesso c'è troppa depressione. Da dentro mi dici che aria si respira nello spogliatoio di questo momento certamente non favorevole alla vittoria nelle ultime 10 partite? Beh, dispiacere perché comunque la squadra non è quella degli 8 punti in 10 partite. La volontà è adesso quella di comunque chiudere il migliore di me domenica in casa, visto che è l'ultima, e poi chiudere l'ultima a Roma con la Lazio, perché per far tornare il sorriso comunque anche ai nostri tifosi che meritano di più rispetto a quello che è successo in queste ultime 10 partite. È normale che magari in una prima parte di stagione dove le cose sono andate molto bene, forse anche più di quello che tutti si aspettava, in queste ultime partite non è andata così. È normale che all'arco di una stagione ci stanno dei momenti di difficoltà, dobbiamo essere bravi a racchiuderci e lottare, un po' come è successo alla famiglia Guarnieri, nei momenti di difficoltà riuscire a trovare la forza per invertire questa rotta che purtroppo in questo momento non va. Un anno dopo siamo sempre a riparlare dei dubbi sul futuro della gestione tecnica della Fiorentina. Era Mangio, si parlava ovviamente del futuro di Montella, ora siamo a parlare del futuro di Sola. Come mai secondo te si arriva sempre a questi punti? Questo non lo so, penso che ho altro a cui pensare in questo momento. L'anno scorso a maggio comunque sapevo di poter far parte ancora del progetto Viola e quindi potevo comunque esprimermi o dare un giudizio su quello che poteva succedere alla Fiorentina. Attualmente non so se dal primo di luglio sarà ancora in giocatore alla Fiorentina, quindi penso che la società abbia altri grattacapi se non quello di sistemare quello che sta succedendo. Per quanto mi riguarda, l'importante è che insomma, la società, qualsiasi scelta faccia, lo faccia per il bene della squadra e dei propri tifosi. Senti, ma una cosa sul scudetto in Premier dell'Ester me la dici?
ti ha colpito quantomeno anche a te, o è una cosa che è troppo lontana e non hai potuto seguire bene? No, colpisce penso qualsiasi sportivo nel momento in cui vede una squadra partire per la salvezza, perché comunque Ranieri era stato chiaro sin dall'inizio che la squadra lottava per la salvezza e invece si ritrova a vincere il campionato con qualche partita anticipo. Il mister, se è andato alla squadra, ha fatto qualcosa di straordinario e penso che qualsiasi sportivo pagherebbe pur di, diciamo, succedesse questa cosa. Quindi ho fatto un grande applauso, un grande complimento al mister e a tutta la sua rosa. Senti, hai pensato come salutare eventualmente i tifosi domenica prossima? No, perché ho ancora la speranza di poter giocare nella Fiorentina prossimo anno. Grazie.